meglio stabilire con il Consiglio regionale rapporti di leale collaborazione, coinvolgendolo nella riforma dei principali sistemi organizzativi e di gestione della Lombardia, a cominciare da quello della sanità. Mi auguro che a Roma arrivi presto un governo forte, stabile, autorevole con cui dialogare, perché il governo che c'è adesso non dà risposte e noi abbiamo bisogno di risposte, la crisi economica ha bisogno di risposte. Mi ha fatto molto piacere leggere le parole del consigliere avvocato Umberto Ambrosoli, che sul tema del lavoro dice siamo pronti a collaborare. Su questi temi, la lotta alla crisi economica, trovare lavoro per i giovani, non ci devono essere divisioni. Io prendo questa disponibilità come un impegno e già la prossima settimana voglio organizzare qui in questa sala che oggi abbiamo dedicato a Marco Biagi un incontro con tutte le parti sociali, aperto anche all'opposizione in regione, per cercare le soluzioni. È patrimonio di tutti e deve essere uno sforzo di tutti quello di trovare soluzioni per dare lavoro ai giovani e per migliorare le condizioni economiche della Lombardia. Abbiamo alcuni provvedimenti, quello a cui tengo particolarmente e che avevo già indicato in campagna elettorale è la riforma della legge che dà ai consiglieri regionali un rimborso ulteriore rispetto alla retribuzione che prendono, che deve essere omnicomprensiva. Cancelleremo questa legge che ha determinato tutti gli scandali, gli avvisi di garanzia e le inchieste giudiziarie, riducendo quindi il costo della politica regionale e garantendo massima trasparenza nella gestione dei soldi pubblici.